ragazzi, ciao. Bentornati su Grimax. Allora, non vi spaventate, lo scenario è un po' particolare oggi, un po' diverso da quello che siete abituati a vedere, ovvero il nostro soggiorno salotto di casa dove facciamo unboxing o addirittura in pesca di solito. O in pesca, esatto. E perché questo scenario? Perché io e Gri stiamo lavorando su un progetto che probabilmente entro la fine dell'anno uscirà la prima puntata, chiamiamola così. E saranno delle puntate. Esatto, e andrà avanti per tutto il 2020 sicuramente. Comunque, tornando a noi, che cosa facciamo oggi? Facciamo un unboxing di tutta quella attrezzatura che abbiamo comprato nel mese di settembre e che vogliamo farvi vedere, perché come sapete, come abbiamo già detto, qui noi condividiamo con voi. Quindi, esatto, prima che li vediate direttamente in azione, esatto, di pesca, ve li facciamo vedere qui direttamente cosa abbiamo acquistato. Esatto. Perché abbiamo fatto degli acquisti, diciamo, di fascia un po' bassa e anche di fascia un po' alta, però alla fine simili, perché sia tu che io abbiamo preso determinate cose. Già qualcosa l'avevo visto in qualche post, magari su Instagram, su esatto, Facebook, esatto, però adesso lo vedrete direttamente. Okay. Allora, io direi di partire, Max, dai picchetti, perché abbiamo preso dei picchetti. Allora, ovviamente ragazzi, noi peschiamo spesso in fiumi, in canali dove il terreno non è un terreno, diciamo, amico. Più delle volte ci sono delle situazioni un po' particolari. E la scelta dei picchetti, Cri, è dovuta al fatto che stiamo usando molto il carrellino ultimamente, e andare via con due pod Daico su un carrellino più tutto il resto diventava difficile, quindi esatto, ci siamo dovuti alleggerire veramente tanto. Quindi cosa abbiamo fatto? Abbiamo deciso di prendere dei picchetti apposta, diciamo, per facilitarci un po' meno peso e comunque qualcosa che ci desse una mano nei terreni più ostili, come hai detto tu, perché non sempre troviamo l'erba morbida, esatto, che va via dentro. Allora, abbiamo scelto due marche diverse, abbiamo fatto questa cosa un po' apposta per mostrarvi anche le differenze tra una marca e l'altra, che il più delle volte, ragazzi, cambia poco. Ora vi spiego perché. Io ho preso dei picchetti della Nash, ecco, ora li vedrete da un po' più da vicino. E ho preso questi picchetti perché, allora, intanto sono molto semplici, sono dei picchetti che ci piantano con un'estrema facilità, in particolare per questa vite insomma, che c'è sotto, quindi quando si pianta il picchietto si va ad avvitarlo e si avvita praticamente benissimo. Poi ha questo blocco a vite che si alza e si abbassa. Una volta che io stringo questo blocco, ragazzi, io vi sfido, potete schiacciare finché volete, questo non va giù, io sto facendo pressione ora e non riesco ad abbassarlo. Quindi è veramente un ottimo picchetto, semplice e funzionale. Questo è di Nash. Invece Max ha scelto un'altra marca. Ho optato per i ProLogic. Giusto come diceva Christian, per farvi vedere qualche differenza, è inutile che ne abbiamo 6 uguali, ho detto prendiamoli di un altro marchio così facciamo vedere che ce ne sono di vari tipi. Ecco, anche questo è un attimo le differenze perché sono simili. Sì, l'unica cosa che ho notato adesso, Christian, mi passi il tuo, è la vite in fondo, che sui Nash di Christian è molto più affusolata, si può dire, più piccola. Ha più spirali, ma sono un po' più piccole. Esatto. Mentre i miei sembra un po' più cattivo, o no? Diciamo che è un po' più, sono più larghe, ma come spessore più o meno uguale, sono solo più distanti rispetto a quelli di Nash. Beh, questa è una differenza che ho notato proprio adesso. Ok. E niente, a differenza di Christian, io non ho un, come l'hai chiamato prima? Non ha il blocco a vite. Non ho il blocco a vite, ma ho un blocco con una piccola clip, possiamo chiamarla così, che mi aiuta tra l'altro quando devo andare a impiantarli, perché con la mano vado proprio a prenderlo, lo tengo così e inizio ad avvitare. E credetemi che li ho provati con Christian qualche settimana fa per la prima volta e hanno bucato un terreno veramente duro, cioè non me l'aspettavo perché c'erano delle radici di albero anche lì vicino, quindi sotto era veramente duro il terreno, cosa che con un picchetto normale non sarei mai riuscito a fare. E come vedete ho già montato dei rod rest, quindi dei supporti per canne posteriori. E ultima cosa, questo piccolo perno qua, che può sembrare un difetto, si chiederanno cos'è. Esatto, non lo è. Praticamente ProLogic fa quattro versioni a livello di misure,
e sulla misura quella più grande, io ho un 40-60, sulla misura più grande viene fornita una chiavetta fatta apposta da inserire per girare il picchetto. Però siccome 40-60, sì, la misura che ho preso io mi sembrava ottima per me. Quindi facciamo delle alzate al massimo. Sono andato su quello più grande, esatto. Alzati al massimo. Perché anch'io ho preso la misura. Sono uguali. Meglio. Mi sa proprio che siamo uguali. Sì, forse non l'ho alzato del tutto io. Però dovrebbe essere più. Comunque, questo sono i picchetti, ragazzi. Come vedete, ci sono molti marchi. Ne ho visti una marea, ovviamente, prima di scegliere. Però si andava su anche di prezzo, quindi mi bastano questi qua, sinceramente. Poi sono molto leggeri, ragazzi. Sono sì. Peso veramente minimo. Detto questo, Cree, beh, dimmi. Io direi che adesso potresti far vedere l'altra cosa che hai preso. Il porta. Certo. Allora, ovviamente... Che non ho preso, ma andrò a prenderlo perché ho... Certo. Devo dire che è molto comodo. Allora, questo qui è della Nash, ragazzi. Penso che ce ne siano anche di altri marchi. Sinceramente non sono stato a guardare. L'ho visto lì, ho detto, però effettivamente mi serve. Perché avere i picchetti sparsi sul carrello, che magari ne perdo uno mentre sto andando. Perché borse comunque... Come vedete, ultimamente abbiamo solo le nostre valigette che vi abbiamo fatto vedere e non abbiamo altro. Quindi riempire la valigetta... Ci sta veramente di tutto, sì, con quelle valigette. Però mettere i picchetti con già i sensori acustici montati dentro la valigetta era impossibile. Mi sono preso questa piccola valigetta che è dotata di una doppia tasca. Quindi da una parte i picchetti posteriori e dall'altra... i picchetti, quelli anteriori, con già i sensori montati e i blocchi per gli swinger, le scimmiette. E visto che ci sono qui a questo punto, sì, faccio vedere anche un attimo la fine di questo blocco di picchetti. Mi sono preso anche dei sensori molto economici, perché appunto sono da battaglia, proprio perché quelli belli li tengo sul Daico. Sensori che, anche se sono economici, hanno praticamente tutte le funzioni. Devo dire che si piacciono anche a te. Siamo rimasti un po' colpiti da questi sensori. Sì, allora innanzitutto... Aspetta, adesso vi facciamo vedere un po' più da vicino. Sì, certo. Allora ragazzi, ecco qua il sensore, andiamo a vederlo più da vicino. Un sensore economico che però ha tutto quello che mi serve. Volume, tono, sensibilità, i due LED qua davanti e in più addirittura già integrate le snack bar. E una piccola nota molto carina che ho potuto notare è che abbiamo un sole e una luna, non so se si vedono bene. Questo mi fa capire che se lo uso di giorno, una volta acceso, non rimane acceso il LED. Se lo uso di notte invece mi dà un LED di posizione, molto comodo. Basta, un sensore pagato poco ma che comunque fa tutto quello che fanno gli altri, quelli più importanti che ho sul Daico. Andiamo a sentire un attimo come suona. Cristian mi dà una mano. Partenza. Esatto. E invece in calata. Quindi calata e partenza. Come se, c'è un c'è una scala in calare e una va a crescere. Esatto. Questa è la partenza verso fuori. Anzi, la partenza è continua. Sì. È un suono continuo uguale. La calata invece cambia. Sì, è vero, è vero, è vero. Quindi, chi si sta approcciando al car fishing e non vuole spendere una follia, esistono sensori che, pur spendendo poco, ti danno tanto. E questo è della Extra Carp. Allora ragazzi, abbiamo visto i picchetti, i sensori acustici, non potevano mancare i sensori visivi. Sono andato a scegliere il modello della K-Carp Gladio Black Hanger. Sono tutti neri e sono veramente belli. Adesso andiamo a vederli insieme. Allora, intanto possiamo vedere che viene dato un piccolo astuccio molto comodo dove dentro abbiamo i nostri sensori. Adesso andiamo a vederli bene nel dettaglio. Sono veramente belli perché sono tutti neri e quando si devono illuminare fanno una forte luce bianca. Quindi un ottimo acquisto dal mio punto di vista. Cristian, anche se sei dietro la telecamera, tu che l'hai visti l'altra volta. Confermo. Confermi. Ok, andiamo a vederli nel dettaglio. Allora, eccola qua. La custodia, il piccolo astuccio, si presenta
con la classica spugna per non rovinarli, e prendiamone uno perché non serve parlare più di tanto. Però guardate, questo è dove passerà il filo, che si gira anche, molto bello. Il piombo classico che va su e giù, che ci aiuta quando deve stare giù o quando vogliamo che stia un po' più alto. Il jack che si va ad attaccare ai sensori acustici, e questa qua è la levetta classica, quella dove poi si va ad agganciare con il solito gancetto. Tac. Molto belli, ragazzi, ve li consiglio, non spendete chissà quanto perché sono 4, però sono veramente belli. Della K-Carp, li ho usati già qualche volta e sono contento, quindi ve li posso veramente consigliare questi. Ok, basta, passiamo al prossimo unboxing. Allora ragazzi, ultima parte del video, abbiamo ottenuto i fuochi d'artificio. Sì, perché abbiamo fatto due bei acquisti. Due acquisti importantini. Importantini, sì. Non abbiamo speso cifre esagerate, perché ce ne sono di più potenti a livello di prezzo, come tutto per l'estero in questo momento. Ma per quello che dobbiamo fare noi, sono acquisti giusti. Abbiamo fatto acquisti ovviamente in base alle nostre esigenze, esatto, in base alle nostre tasche e a quello che esatto, ci servivano, ragazzi. Esatto. Quindi di cosa stiamo parlando? Delle nostre canne nuove. Canne nuove da pesca, ragazzi. Quindi parti te, vai. Parto io. Prendi le tue. Allora, bene, ne prendo una intanto. Allora, come ormai qualcuno di voi già sa che mi segue, che ci segue su Instagram, sono andato sulla Shimano. Una volta c'era il logo, adesso non c'è più. Ah, non importa, ragazzi. Allora, Shimano, sono andato a prendermi una canna simile, per quello che sono le caratteristiche, a quella che avevo prima. Avevo una Nash H-Gun 12 piedi, 3,50 libri, e sono restato su quelle caratteristiche. Sono andato su una Shimano 12 piedi, 3,50 libri. Ho preferito prendere comunque un 3,50 qui perché peschiamo molto con la bombetta in PVA, quindi mi serviva qualcosa che mi dasse quella possibilità di caricare qualcosa in più a livello anche di pellet dentro il PVA, compreso il piombo, poi fino a 80-90 grammi, piuttosto che andare su qualcosa di più leggero che magari mi faceva perdere nel tiro. Quindi mi sono affidato sempre a 3,5 libri. Adesso andremo a vederla bene nel dettaglio, le varie rifiniture. Ragazzi, non siamo esperti, quindi non vi dico le caratteristiche della canna perché me le hanno spiegate, ma sinceramente non le so ripetere. Lasciamo queste cose ai professionisti. Io vi faccio vedere un attimo come sono state rilegate. So sicuramente che c'è il primo anello da 50, Christian, però giusto anche per un'altra cosa, perché voi andate a trovarmi i video delle canne. Non ci sono tutti, quindi volevo arrivarci prima, mi ha anticipato. Quindi bene, con l'occasione ve la facciamo vedere bene, perché purtroppo in rete ci sono pochi video dove fanno vedere le canne. Sì. Attenzione, non recensioni, ma la canna in sé proprio non ci sono molti video. Quindi ovviamente quando noi facciamo gli unboxing prendiamo l'occasione per mostrarvi anche. Esatto, grazie Cri. Allora, io comunque ero sicuro di aver visto Shimano, eccolo qua. C'era scritto Shimano. E come potete vedere sono le TX1, 3,50 libri. Ok. E visto che l'hai detto, Cri, ormai, vi dico anche che ci ho messo tipo un mese e mezzo per capire che canna poteva fare per me, perché ho visto vari modelli su internet, su YouTube, ma non c'era nessuno che veramente spiegava la qualità della canna. Quindi sono andato un attimo in difficoltà nel capire quale canna potesse fare per me. Alla fine sono andato in negozio, mi sono fatto spiegare veramente quello che erano le caratteristiche che dovevo guardare per le mie esigenze, e alla fine siamo arrivati a questo risultato: Shimano TX1 3,5 libri, 12 piedi.
andiamo a vedere la tenuta. Allora ragazzi, partiamo dall'impugnatura, un'impugnatura che ovviamente si va a differenziare dal fusto della canna in modo da fare grip con la mano, un fusto che non è tra i più sottili ma che comunque è abbastanza sottile. Qui c'è l'alloggiamento del mulinello, vi faccio vedere così, andiamo a leggere 3,5 libbre, TX1, 12 piedi, 3,5 libbre, questo è questa sigla qua, ovviamente sarà tutta in carbonio, almeno spero, e andiamo a vedere la rilegatura degli anelli, primo anello se non mi sbaglio un 50, quindi aiuta anche in fase di lancio, nello scorrimento del filo. Andiamo a vedere che la serie TX1, se non vado errando, si differenzia per il fatto che c'è un verde militare vicino alla rilegatura degli anelli, perché le altre serie hanno dei colori diversi, rosa, azzurro mi sembra, quindi si riconosce anche da questo fatto. Andiamo a vedere la parte finale della canna, guardate le lucidature come sono lucide, appunto l'innesto e la parte degli anelli, e che dire, è veramente una bella canna, è un entry level di Shimano, quindi è una delle più economiche che ha fatto Shimano della serie Tribal TX, però per quello che erano le mie esigenze questo qua era il top. Vi dico la verità, volevo anche andare sulla TX2, però andavo a spendere quel qualcosa in più che sinceramente mi sono tenuto per fare altri acquisti e che comunque per quello che dovevo fare io, quindi lanci a massimo 30 metri su un fiume, che raramente poi andiamo su quelle larghezze, però mi capita anche di andare come la laghi Cesena dove devo sparare un po' più in fuori, 40-50 metri, 30 metri, con una bombetta in PVA, quindi questo va più che bene, sono contento e devo ancora inaugurarla qui perché ancora non ho visto un pesce, però spero presto di poterlo fare. Io direi che possiamo passare alle tue adesso. Allora ragazzi, la mia canna nuova l'avete vista, Shimano TX1, se nei commenti volete scrivere qualcosa perché qualcuno ce l'ha, l'ha provata e quant'altro, lo faccio pure. Quindi, tu per cosa hai optato? Io invece ho completamente cambiato tipologia di canne. Io ho delle canne come quelli di voi appunto che ci seguono, ormai lo sanno, ho delle vecchie canne della Milo, della serie K-Class. Sono delle canne molto vecchie. Canne che tutt'oggi vanno comunque da Dio, ragazzi, sono potentissime. E devo dire che sono tre mattoni perché sono veramente rigide come canne. Per avere la canna piegata devo avere una carpa almeno da 15 kg in su per vederla piegata bene, quindi passo da questa tipologia qui e ho voluto la canna più pratica, più maneggevole, più leggera, proprio perché facendo un po' di tutto, quindi passando dai laghi alle cave, ai fiumi, facendo diversi tipi di pesca, ho voluto provare una canna più piccola, quindi io ho scelto delle 10 piedi. Ti sei tolto anche una soddisfazione perché so che è da tanto, che volevo prendere questi 10 piedi. Ci stavo ragionando molto e il problema mio è che appunto arrivavo dalle canne molto pesanti, perché comunque pesano. Avevi paura. E avevo paura di affrontare una canna leggera. Invece devo ricredermi, perché devo ricredermi. Quando la canna è fatta bene. Io a differenza di Max le ho già provate. Quindi vi vado a far vedere la canna che ho preso. Eccola qui ragazzi. Ovviamente c'è il mulinello su perché, come vi ho detto, l'ho già provata. Sensazioni? Allora, prima dei dettagli. È una canna completamente diversa. Un altro mondo. Un altro mondo, un'altra tipologia assolutamente, è la Rod Hutchinson, la Enduro, 10 piedi, 3,25 libbre, ragazzi. Gran canne perché, ripeto, ho avuto già modo di provarle e devo dire che nonostante siano più piccole e molto più leggere delle Milo che avevo,
caspita. Devo dire che non mi sono trovato in difficoltà, ho dovuto cambiare i mulinelli però, perché i mulinelli della pen che avevo non andavano bene perché erano troppo pesanti, quindi ho rimesso su i Tika, mulinelli che già avevo da tempo. Con il Tika è molto bilanciata, quindi devo dire che sì, mi trovo molto bene, ecco, adesso ve la faccio vedere un po' più da vicino, quindi andiamo a scoprirla. Esatto, sì. Ok, allora, come vi dicevo ragazzi, è una canna molto diversa da quelle che avevo, è più leggera, più maneggevole, più piccola. Allora, tanto ve la faccio vedere più da vicino. Allora, eccolo qui, il logo Rod Hutchinson. Solo questo fa paura. Eccola qui. Che questa si distingue per queste legature verdi. Sì, fa che hanno molto particolari. Ah, vai piano qui a muoverti perché sennò non va a allora, fuoco, come vedete la canna è molto 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 fine. Un fusto sottile. Sì, sì, è abbastanza sottile. Però ragazzi ha una resistenza che non credevo. Non credevo avesse una resistenza così. Un nervo è veramente una bella canna. E... questo è l'altro pezzo, ve lo faccio vedere montato, così vi rendete conto anche la giuntura com'è, eccola qui, questa è la giuntura. Bello questo verde nella rilegatura, Cri. Allora ragazzi, la sensazione che ho avuto è di una canna molto solida, nonostante sia più leggera. Facciamo vedere bene per chi volesse saperne di più. Serie Enduro 10 piedi 3 libbre 25. Quasi trema quando. Devo dire che ragazzi, ecco, ce l'ho adesso, ce l'ho in mano così, vi rendete conto quanto distante sono dal cilino forse. Vediamo se riusciamo a fare un'inquadratura. Eccola. Guarda, sono a filo con la parete. Sì. Ok. È una canna molto pratica, molto versatile e molto resistente, perché io ho già provato a lanciare una bombetta con un piombo e ho provato a esagerare, un piombo da 170 grammi con un sacchettino. Allora, sicuramente non arriverò alla lunghezza che potrà avere la Shimano di Max, ma non è quello che cercavo. Cercavo una canna pratica, maneggevole, che andasse bene un po' per tutto, e vi dico che sono riuscito a lanciare comunque molto distante, non so dirvi a quanti metri esattamente, però sono andato comunque distante per quello che credevo. Quindi niente, sono contento ragazzi di questo acquisto, perché era da tanto che volevo prenderle e ho sempre avuto molta paura proprio per il fatto del peso. Come vedete, guardate, bilanciatissimo. Per il peso e soprattutto per la sottilezza della canna, essendo abituato con una canna completamente diversa, avevo questa paura. Però niente, devo dire che sono molto contento. Adesso le ho provate e purtroppo quando le ho provate non ho preso alcun pesce, però speriamo di prenderla più presto. Però come prima impressione devo dire che sono rimasto molto molto colpito. Bene ragazzi, allora questi sono i nostri acquisti. Vi faccio solo vedere una cosa. Vai. Allora, 12 piedi di Max e queste sono le mie 10 piedi. Questa è l'altezza della canna di Max, vado perfino fuori dall'inquadratura. Eccola qua. Qui è la canna di Max, metti la mano sulla mia, perché non so se riescono a vedere. Ci saranno almeno 30 cm di differenza. Forse ragazzi. No, sì, 30 cm circa. Così 15. E... adesso vi farò vedere anche un'inquadratura di fusti, proprio di spessori di canne. Si vede. Quindi vi farò adesso, come state vedendo adesso, vedete che appunto sono delle canne diverse, completamente diverse. Però ragazzi, anche per questo vedremo le differenze tra l'una e l'altra in pesca. Sì. Quindi prossimamente nei nostri video appunto vedrete, perché ora io pescherò con queste, per 12 piedi le lascio a riposare un pochino e comincerò a pescare solo con queste. Max ovviamente userà le Shimano, quindi vedrete proprio la differenza d'azione tra una Shimano 12 piedi e una Rod Hutchinson da 10 piedi. Esatto. E che dire ragazzi, siamo andati comunque su due canne di marche comunque importanti. E
non abbiamo fatto la spesona della vita, perché appunto secondo il nostro umile parere, sì, ognuno fa in base a quello che deve fare. Esatto. Noi per quello che dobbiamo fare, ragazzi, ci bastano benissimo queste canne qui. E chissà, magari in futuro si vedrà insomma andando avanti. Quindi certo, per ora queste saranno le nostre nuove attrezzature. Detto questo, ragazzi, vi abbiamo fatto vedere gli ultimi nostri acquisti che abbiamo fatto, vi abbiamo mostrato le varie differenze che ci possono essere appunto tra anche se poca roba, però tra una 10 piedi e una 12 piedi, e il resto comunque lo vedete in pesca sicuramente. Esatto. Detto questo, Max, chiudiamo l'unboxing e vi ringraziamo ancora una volta per tutto, perché insomma siete voi che ci date la forza di andare avanti e proseguire in questo progetto. Sotto nei commenti diteci i vostri pareri, se qualcuno di voi possiede queste canne o i picchetti che vi ho fatto vedere, i sensori, ditecelo come vi siete trovati, se vi trovate bene, insomma dateci anche il vostro parere. Esatto. E noi vi daremo il nostro ovviamente appena saremo in pesca. Sì, appena prendiamo qualcosa. Bene ragazzi, la Climax e l'unboxing è tutto. Ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao ciao.